Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Lego Marvel Super Heroes. Andiamo nel tubo giallo, ragazzi. Iniziamo dal tubo giallo. Da dove siamo, diciamo, siamo arrivati qui sotto l'acqua. Continuiamo con Iron Man e Captain Marvel. Cercherò, ragazzi, di andare veloci, perché veramente qua se no si fa notte. Che mi stessi vantando. Ecco, guardalo qui. Distruggiamolo. Ok, ma che musica c'è sotto? Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, like per un prossimo video importantissimo. E iscrivetevi al canale di Fari dei Zavoli. Ma quanti soldati di Akuma ci sono? Più. Mi sta piacendo questa serie, raga, a me un botto, vi lo dico. E poi le parti più belle devono ancora arrivare, quindi iscrivetevi per rimanere aggiornati sui prossimi video, sui prossimi episodi che usciranno in futuro, perché usciranno. The Iron Man, grande Iron Man, è sempre pronto, ready. Ready steady. Let's go, si prosegue, si va sopra. Dovremmo distruggere in teoria 3 generatori. Da quel che diceva lui, mi serve Miss Marvel. Ma noi non ce l'abbiamo ancora. E mettiamo stamina. Stamina esplosiva. E si fu. Dovremmo scappare. Ah no, ci esplode proprio in faccia. Bene, sono contenti. Fatto. Ora che no, state facendo? Fuori di qui, vermi insignificanti! Fuori di qui? Chi? A tu, ma raga, subito così. Un altro boss, raga, questo livello è pieno di boss. Cioè, in realtà di mini boss. Devi morire! Raga, questa è la spada. Ci rivedremo. Ok, se lo dice lui. Se lo dice lui, ci rivedremo davvero. Se lo dice lui. Allora ragazzi, arrivo, vai, passiamo nel blu. Blu, l'adorabile blu. Vai. Ah, così, per curiosità, qual è il vostro colore preferito? Qua sotto nei commenti scrivetelo, che sono curioso di saperlo. Allora, qui possiamo volare, in più con l'acqua mi piace galleggiare. Ah no, qui serve proprio Iron Man, quindi... dobbiamo riparare. Tra l'altro, ragazzi, c'è una musica inquietante. Vai, ripara. Operatore. Così. Sì, e poi... per fortuna, questo è facile da fare. Dobbiamo girare la manovella. Fatto, ha evocato qualcosa. Prendi un click, guarda. Possiamo costruire. Ma quanto stiamo lenti in acqua, raga, a costruire. Pure i laser, ragazzi. Ma quanto è difeso bene lui. E quanto i laser, ragazzi, cosa devo fare? Spostare. Va bene. Altra mina, altra corsa. Vai, scoppia. Boom.
Vieni subito! Ordine di Attuma! Ci dai gli ordini? Sì, certo, buona fortuna! Buona fortuna, buona fortuna. Ma te, lei era ancora qua. Lascia pur morire il tuo compagno. Senti, no, aspetta che sei da stupido. Che cosa sta succedendo, ragazzo? Sto facendo il culo delle tutto. Devi morire. Va bene andiamo avanti, ragazzi, piuttosto. Qui si cammina lentissimi. Vai. Tubo rosso. Finora in realtà il più accessibile era il giallo, cioè bastava rompere quella roba lì, invece bisognava riparare, costruire, c'erano i laser, però in effetti... No, anche questo è accessibile. Allora anche questo. Cioè ci basta distruggere dei generatori. Raga, io non so a cosa serve. Assegniamo la manopola. Come possiamo giustificare che diamo tutta questa roba da Tuma? Certa gente giustifica qualsiasi cosa se il prezzo è abbastanza alto. Dimentichi con chi stai parlando. Oh, non ci avevo pensato. Scusa, Tony. Raga, sta musica di sottofondo, veramente. Ottimo, ecco il secondo. Un altro e siamo a posto. Non si sentirà molto, però abbiamo fatto esplodere tutto. Ecco il piano di invasione di Attuma che vanno in fumo. Ma qualcosa non quadra. Cosa pianificava Attuma? Perché attaccare adesso? Cosa? Occhio! Shocking! Pagherete per questo insulto. Non vorrei farvi preoccupare, ma credo proprio di aver appena invalidato la mia garanzia. Torniamo e facciamo rapporto. C'è sotto qualcosa di grosso. Piano, down, piano. Ok. Ah, non è ancora finito. Spider-Man di quartiere, al vostro servizio. Non ci credo. C'è Spider-Man nella nostra squadra. Oh, è fantastico. Adesso ce l'abbiamo, ci serviva Marvel. Davvero? Ehi, calma, Tigre Bianca. Ho messo la tuta nuova e tutto il resto. White Tiger. Sono questi tizi? Sono evasi da Raft. Vuol dire che ci saranno anche dei super cattivi più avanti. Il trio tremendo contro il ponte dell'anarchia. Sarebbe una fanfiction meravigliosa. Prima pensiamo a salvare i civili. What? E poi ai nomi delle squadre. Oh cavolo, che è successo al ponte? E chi c'è dietro a tutto questo? Non lo so, ma dobbiamo trovare un modo per passare. Mi sa tanto di sì. Tira sul camion. Costruisci. Ma costruisci. Vabbè. Ci mette solo 30 mesi. Usiamo Spider. Raga, Spiderino. Ah, raga, uno qui e uno qui. Ecco fatto, visto? Mi rendo utile. Oh, vediamo come ve la cavate contro di me. Super cattivi che scappano dal Raft. C'è già il primo cattivo. Molto astuto, Spider-Man, ma non ti prenderai gioco di me a lungo. Ma c'è così tanto materiale da usare. A proposito di materiali, di cosa è fatto quel costume? Ti piacciono quei cuscini fuori moda? Ehi, cosa avevo appena detto? Non prendere in giro Shocker. Raga, what? Già il super cattivo, cioè. Attenti alle sue scariche elettriche, ragazzi. Ma non mi fa paura sto vigliacco. What? Basta continuare ad attaccare. Ve lo meritate per aver provato. State dando sui nervi, lo sapete? Lo sappiamo. Ma hai fatto male, brutto. Come ti permetti? Ehi,
Che succede? Diamine successo. Volete mettermi alla prova, sciocchi esseri inferiori? Mister... Cosa ci fa qui, Mister Boccia per Pesci? Cos'è che mi farai? Dimmi! Ah, ehi, fai attenzione! Ah! Allora, c'è anche Misterio, ma due? Sono Shocker, non sono uno scherzo! Ehi, fai attenzione! Non ho ancora finito, disgustosi samaritani! Cosa sono i samaritani? Vabbè. Mi sembra un po' potente però, ragazzi. Vi state godendo la nostra festicciola. Ai miei amici piacerebbe moltissimo incontrarvi. Tutti questi altri misteri sono illusioni, giusto? Non lo so, a me sembrano piuttosto veri. Sappiamo che Shocker è reale, quindi troviamo un modo per raggiungerlo. È vero, fedele. Ci deve essere qualcosa qui intorno da usare contro Shocker. Io ho appena trovato, ma va bene. Ya! Scadush! Okay. Adesso me la siete voluta sul serio! Oh, ne vuoi ancora, eh? Lieta di accontentarti! Ve lo meritate, poi! E dai, Shocker! Siamo 3-1, arrenditi! È vero, deve morire, raga, è quasi morto! Maledetti eroi! Ecco, è morto! Aspettate, il mio senso di ragno formicola. Qualcosa non va. Sorpresa! Ma quanti cattivi ci sono? Avvoltoio! Ah, stai fermo, piccolo pianta terrane. Oh, cavolo, che volo! Che succede alla giungla? Ah, cosa abbiamo qui? Prede fresche per Kraven il cacciatore? Spidey, stai bene? Dove è andato l'avvoltoio? Abbiamo cose peggiori di cui preoccuparci al momento. Prima, vediamo come voi eroi sopravvivete nella natura. Oh, oh, piano gattino. Diamine. Ma dov'è Kraven il cacciatore, raga? Aspetta, mi sa che queste... tagliate. Tira, Spider-Man, tira! Grande Spidey! Ragazzi, forse possiamo costruire qualcosa per attirare l'attenzione del leone? Un'idea. Carne. Chi l'avrebbe mai detto? Forse il nostro nuovo amico era solo affamato. Pensate di poter battere in astuzia Kraven il cacciatore? Voi eroi diventerete una specie in via di estinzione. Attenti ragazzi, stiamo combattendo contro qualcuno che ha scelto di indossare quel costume. Nessuno sa cosa potrebbe fare. Ti prenderò. Attenzione ai suoi attacchi. Dobbiamo trovare il momento giusto per colpire. Si fa mai prendere. Non potete sperare di sconfiggermi! Ho dato la caccia a prede più grosse! L'unica caccia grossa qui è quella di cui parli tu, Kraven. Peccato che non potrai confermarlo. Ah, vediamo come ve la cavate con questo! Sta arrivando! Occhio! Aiuto, non è così facile. Infatti mi ha preso e ucciso.
Luigi per Luigi. Tra le lame, raga, aiuto! Bestia delle bestie. Di cui lui fa spuntare questo stupido. Ma sarà possibile? Poi qui a loro dobbiamo combattere. Io sono Kraven il cacciatore. Sembra che a questo ragazzo piaccia dire il suo nome. Pensa che l'abbiamo dimenticato. Lo spero. Ammazzato. Cos'è appena successo? Indovina. Ti armi. Impressionante. Ma non abbastanza. Raga, ancora. Quanto dura? È un livello intero, raga. Cioè, no, il dottor Octopus così. Avete esaurito la fortuna, brutti seccatori. Ora affronterete un avversario di gran lunga superiore. Dottor Octopus, sapevo che qualcosa di malvagio era nell'aria. Ma come facciamo a sconfiggere una roba così? No, in effetti. Non è possibile. Non ci sono limiti al mio intelletto. Ha funzionato. No, in effetti. Aaron, il ricercatore, era molto più grosso. Movimentiamo un po' la situazione, che ne dite? Lo eviterei se per te va bene. Metti un naso in face. Ci siamo, non c'è via di fuga. Veloci, continuate a muovervi mentre spara. È scarso, raga. Ma perché non sto colpire? Sì, raga, è molto più scarso rispetto a Aaron il cercatore. Il primo che abbiamo affrontato, raga. Vai, dottor Octopus! Ma crepa! Ma non mi cascano. È morto, raga. Se il prossimo? Abbiamo fatto poi proprio diretti, raga. Ragno, è stato davvero epi. Che tempismo. È stato un lavoro di gruppo. Wow, che corsa. È anche più divertente di come lo avrei scritto io. Cioè, sconfiggere 5 super cattivi in una... Sciocchi chiacchieroni. Non avete la minima idea dei complotti in ballo. Sto arrivando. E tutti voi so... Ehi, Hawk. Nessuno ama chi non sa perdere. Davvero? Voi due tornate al QG e fate rapporto a Wasp. Io resto con lui fino all'arrivo delle autorità. Vuoi solo evitare le scartoffie? Grazie per aver risposto alla richiesta di soccorso, ma gli Avengers e i loro alleati hanno sconfitto Loki. E abbiamo sotto controllo la solita malvagità planetaria. No, c'è qualcos'altro. Ah? Quello... Quella è una grossa spada. Abitanti di New York, io sono Kang, il conquistatore. Migliaia di civiltà sono cadute per mano delle mie forze e questa città subirà la stessa sorte. Lasciate che i vostri patetici Avengers provino a fermarmi. Nessuno, attraverso il tempo, in tutto lo spazio, è stato mai capace di battermi. Onore a Kang! Ehi, tu! Sì! Forse te lo sei perso, amico. Ma l'ultimo tiranno cosmico col cappello viola che è venuto qui non è andata troppo bene contro di noi. Non vedo proprio perché a te dovrebbe andare meglio. È vero. Ah. Devo controllare lo shield. Quel che ne resta. Ragazzi? Ma che... Raga, cosa stiamo guardando? Ma
what? Sto cancellando tutto. È finito il livello? Sì, però è finito. Tour mondiale degli Avenger. A direi secondo livello. Ma tocci loro? Proprio scarsi, vabbè raga, è perché no? Niente mini kit. Quanti personaggi abbiamo sbloccato? Capitan America pilota. Adesso raga li vediamo abbastanza rapidamente. Quindi abbiamo sbloccato Capitan America in generale, Captain Marvel. Perfetto raga, ne abbiamo sbloccati parecchie. Iron Man, vabbè, ce l'ho già. Captain Marvel senza maschera, sì. Tutte le varie opzioni. Mrs. Marvel. Ragazzi. Perfetto. She-Hulk. Bene, ragazzi, ne abbiamo sbloccate già parecchie, comunque. She-Hulk, vedete, nella prima riga un po' compaiono di già. Peter Parker anche, così. Giusto per mettere. Anche se non l'abbiamo mai usato. Spider-Man. Perfetto. Spider-Man. Thor, abbiamo usato Thor nella scorsa episodio, raga. Ovviamente, per chi non ha visto gli episodi precedenti, li deve andare assolutamente a vedere, se no non capisce la storia. Perché è tutto un fascio di storia questo. Per chi non sa come abbiamo sbloccato Thor, come abbiamo quel Groot lì, piccolo e grande. Episodi precedenti, andate a vederli, mi raccomando, che vi servono anche per capire la storia. Se non li avete visti, correte subito a guardarli, anche prima di questo. Cioè, adesso ormai siete alla fine, però andateli a vedere, mi raccomando, perché sennò non capite la storia. Comunque, Shocker, raga, stiamo sbloccando un botto di cartini. Presenza, raga, presenza, chi se lo ricorda, raga, episodio scorso. Siamo a posto, raga. Continueremo nel prossimo episodio. Bella boys.